Atti, capitolo 12, leggeremo dal verso 1 una storia conosciuta, nominata per quello che Dio ha fatto in modo particolare verso di Pietro. Nome del Signore sia lodato. In quel periodo il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Erano i giorni degli azimi. Dopo averlo fatto arrestare, lo mise in prigione affidandolo alla custodia di quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla chiesa. Nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati, legato con due catene, e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella. L'angelo, battendo il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo: alzati presto. E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo disse: vestiti, mettiti i sandali. E Pietro fece così. Poi gli disse ancora: mettiti il mantello e seguimi. Ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. E com'ebbero oltrepassata la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì da sé davanti a loro. Uscirono e si inoltrarono per una strada, e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. Pietro, rientrato in sé, disse: ora so di sicuro che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei. Pietro, dunque, consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Dopo aver bussato alla porta d'ingresso, una serva di nome Erode si avvicinò per sentire chi era e, riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta. Quelli le dissero: tu sei pazza. Ma ella insisteva che la cosa stava così, ed essi dicevano: è il suo angelo. Pietro intanto continuava a bussare. Quando ebbero aperto, lo videro e rimasero stupiti, ma egli con la mano fece il loro cenno di tacere e raccontò in che modo il Signore lo aveva fatto uscire dal carcere. Poi disse: fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli. Quindi uscì e se ne andò in un altro luogo. Amen. Quindi la parola del Signore, accomodatevi pure. Ho detto che è una storia che conosciamo, e tante volte anche io, con l'aiuto del Signore, ho predicato su questa storia. Ma in questa mattina voglio mettere in risalto alcuni punti importanti di questa storia, con un tema in particolare. E il tema di questa mattina è credere all'incredibile. Tante volte siamo portati a non credere, perché la cosa è incredibile. Quante volte abbiamo detto: non credo a quello che sto vedendo, pur vedendo. Ma questa mattina voglio farvi notare che tante volte c'è l'incredibile davanti a noi, ma noi dobbiamo credere a ciò che è impossibile.
Il tema di oggi vuole mettere quindi in risalto quest'opera di Dio che fa nei nostri confronti, come l'ha fatto con l'Apostolo Pietro in questa occasione, e perché no, come l'ha fatto anche con la Chiesa. Il brano che abbiamo letto ci presenta come Dio libera sempre il proprio popolo dalle prove, dalle difficoltà, dalle minacce, dalla morte, come era per Pietro. E quindi possiamo comprendere bene che ci sono a volte delle prove davanti a noi, ma che il Signore ha tutto nelle sue mani. Infatti il presente brano illustra anche il modo come Dio agisce e ci fa vedere anche come agisce secondo la sua volontà. Sapete, il brano ci dà un esempio della volontà sovrana di Dio. Dio è sovrano, Dio è saggio e non sbaglia mai. E qualunque cosa avvenga nella nostra vita, nella saggezza di Dio e nella sovranità di Dio, dobbiamo seguire la sua volontà. Ed ecco, la volontà sovrana di Dio stabilì che Pietro fosse liberato, mentre decise di non liberare Giacomo. Perché prima che Pietro fosse portato in prigione, dice qui che Erode aveva fatto uccidere con la spada Giacomo. E già in questo possiamo vedere come cambia la volontà di Dio da individuo a individuo. A uno ha permesso la morte, all'altro invece la libertà. Ma anche in questo c'è una lezione. Se per Giacomo ha permesso la morte, che è stata una grande prova, una grande difficoltà per la Chiesa di allora, quella prova, quella difficoltà e quel permesso di martirio per Giacomo è stata una lezione, ho detto, per la Chiesa, perché imparasse a vivere pregando il Signore. Infatti è molto chiaro, esplicito nel testo che abbiamo letto, che solo nel momento in cui videro che Erode aveva preso anche Pietro, dice che il verso 5, fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa, ma non ci dice niente di queste preghiere che erano state fatte per Giacomo. È vero che nella sovranità di Dio, Dio a volte permette una cosa a uno e non all'altro, ma qui impararono che bisognava pregare il Signore. E tante volte Dio, sapete, manda prove e difficoltà perché noi possiamo imparare e imparare a chiedere, a pregare, a intercedere, e che non possiamo stare tranquilli sempre a pensare tanto Dio sì, sicuramente farà la sua opera. No, Dio farà la sua opera se noi continueremo a pregare il Signore. E qui ecco che la Chiesa, lasciatemi dire, prende una bella botta. Quando videro anche Pietro in prigione. Ma credere all'incredibile in questa mattina. Le azioni di Dio sono sempre grandiose, a volte ci stupisce così tanto, anche quando ci stupisce anche quando Dio non opera. Perché alla fine riusciamo a capire il perché Dio non ha operato. Riusciamo a capire che tutto è stato per un bene. Ma lasciatemi dire un'altra cosa in questa mattina. Penso che noi dobbiamo capire che quando le cose sono impossibili, quando le cose sono incredibili, come diciamo noi in gergo nostro, è lì che dobbiamo continuare a credere che Dio può ogni cosa. E allora fatemi fare tre passaggi importanti questa mattina su questi personaggi che spiccono qui in questo brano. E il primo personaggio è il personaggio di Pietro. Pietro che non crede ai suoi occhi. Quel Pietro che sta tranquillo nella prigione, quel Pietro che dorme tranquillamente lì la notte prima della sua esecuzione. Io non lo so quanti di noi avremmo dormito tranquillamente
se ci fosse stata una situazione del genere nella nostra vita, ma dice qui che lui dormiva tranquillamente sapendo che l'indomani doveva morire come Giacomo. Io penso, fratelli amati del Signore, che Dio gli aveva messo questa tranquillità, Dio aveva messo questa serenità ad affrontare anche la morte. E io penso che il Signore mette sempre serenità nei nostri cuori. Quando c'è una volontà di Dio nella nostra vita, Dio ci prepara. E Cristo stava supplendo alla necessità del suo amato servitore, che era Pietro. Sì, stava mettendo nella sua vita una grazia speciale, una tranquillità, una fiducia particolare nel suo Signore. Signore, aiutaci ad avere questa pace, questa tranquillità, anche quando le cose non vanno bene. Ma io ho letto qui il verso 9, guardate, dice: egli uscito lo seguiva, non sapendo che era in realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo, credeva infatti di avere una visione. Pietro non credeva quello che stava vedendo, anzi non credeva che era realtà. Pietro credeva che era una visione, Pietro credeva che era un sogno, Pietro credeva che tutto quello che Dio stava facendo nella sua vita non era qualche cosa di reale per la sua vita. E allora mi ha fatto pensare, mi ha fatto pensare anche a noi, fratelli, sorelle, amati nel Signore. Chi lo sa quante volte il Signore ci fa vedere tante cose nella nostra vita, ci fa vedere delle realtà, pur vedendo delle realtà tante volte non riusciamo a credere totalmente. E anche noi forse facciamo così: non credo ai miei occhi. E anche noi tante volte non riusciamo a capire quanto Dio vuole fare per ciascuno di noi. Penso che tante volte anche noi ci troviamo ad affrontare le difficoltà o le pressioni del nemico, erode la figura del nemico che tenta sempre di rovinare l'opera di Dio, di distruggere l'opera del Signore. E le pressioni che abbiamo, le persecuzioni variano da credente a credente, ma vi assicuro che tutti noi abbiamo prove e difficoltà nella vita. Ma gloria al nome del Signore, Dio ha un piano per tutti noi. Abbiamo letto stamattina, ha letto il fratello, che dice che il Signore ha un progetto. Tutte le cose cooperano per il nostro bene. E io credo che tutte le cose, anche quando Erode si scaglia contro di noi, anche quando veniamo messi in prigione, come Pietro, abbiamo sperimentato che Dio non ci avrebbe lasciato morire sotto le mani, delle mani di Erode. Grazie a Dio, perché il Signore agisce sempre nei nostri confronti. Amen. Ma tante volte, pur vedendo le azioni di Dio, pur vedendo l'opera di Dio, pur avendo sperimentato tante cose del Signore, ecco che tante volte non crediamo realmente che Dio può fare ogni cosa. E guardate, la cosa più strana è che Pietro aveva fiducia, pur sapendo che Dio avrebbe operato, ora che Dio sta operando non crede più. Pensa che sia una visione. Segue l'angelo pensando che sia una visione. Era la realtà. Io voglio dirvi che c'è una realtà in mezzo a noi. La realtà dell'opera di Dio. E fratelli amati nel Signore, se ci guardiamo intorno, noi stiamo seguendo il Signore, non un angelo. Stiamo seguendo colui che ha liberato l'anima nostra. Eppure tante volte non riusciamo a credere totalmente, ad avere fiducia totalmente che è una verità che viene da Dio, la sua liberazione, il suo aiuto, la sua forza. Il Signore lo stava liberando, lo stava togliendo fuori, il Signore gli stava aprendo le porte, e lui pensava che quella era solo una visione. Sapete quante volte il Signore opera in questa maniera davanti a noi? Quante volte Dio ci apre le porte? Quante volte il Signore ci libera? Quante volte il Signore ci porta fuori, ci fa cadere le catene, come per Pietro. E pur vedendo tutte queste cose, noi pensiamo che non sono realtà, o ci dimentichiamo e cominciamo a sognare, a avere solo visione davanti a noi. Quante volte ci troviamo in momenti difficili, in momenti di grande oppressione, abbiamo avuto fiducia anche in Dio, ma quando il Signore ha iniziato ad operare, quante volte dopo che abbiamo separato
la nostra vita da quella situazione e ci siamo dimenticati di quell'opera e non riusciamo più a credere come un tempo. Oh, quante volte dopo che abbiamo anche sperimentato una guarigione, una liberazione, un'azione di Dio, poi quando Dio ha agito nei nostri confronti abbiamo pensato che fosse solo un'immaginazione. Quante volte Dio ti ha guarito e poi dopo che ti ha guarito forse hai pensato, forse non ero veramente ammalato. Diciamo la verità, quante volte ci capita? E quante volte, guardando anche nel passato di come Dio ci ha liberato forse da qualcuno dalla depressione, a un altro dall'angoscia, a un altro dall'ansia, e quante volte guardando il passato come Dio ha aperto le porte davanti a noi, oggi forse guardiamo e pensiamo quelle situazioni soltanto come un sogno, come una visione. Ma questa mattina vogliamo avere fiducia che il nostro Dio è un Dio che ci porta alla realtà. Non è un Dio che ci porta al virtuale, ma alla realtà delle cose. Oh, oggi il Signore vuole farti vedere delle realtà, dei miracoli ancora, delle vere liberazioni. Oggi Dio vuole fare a te quello che ha fatto con Pietro, cioè vuole farti vedere che l'incredibile diventa credibile. E noi vogliamo continuare ad avere fiducia in questo Dio che riesce a fare delle realtà in mezzo a noi. È vero, tante volte ho visto la provvidenza di Dio, fratelli amati nel Signore, ho visto come Dio mi provvede, ho visto come Dio provvede a questa chiesa, ma tante volte i nostri occhi, pur guardando, non riescono a capire la realtà della presenza di Dio e pensiamo che sono solo visioni, sogni. Dio manderà un angelo per illuminarti lì nel buio della tua cella. Il verso 7 dice qui: ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella. Come fai a pensare che è un sogno? Come fai a pensare che è una visione? Eppure l'angelo è entrato, c'è stata una grande luce in quel buio. Fratelli amati del Signore, non dimentichiamoci la realtà. Anche noi eravamo nel buio. Anche noi eravamo nelle tenebre, gloria a Dio, perché il Signore è venuto a noi a portare una grande luce. È la realtà, è vero, è una realtà dell'opera di Dio. Ma Dio manderà un angelo per toccare anche Pietro, risvegliarlo dalla sua vita, farlo uscire fuori da quella situazione. Forse non credi ai tuoi occhi, forse stai pensando che non potrà mai essere una vera realtà. Dio manderà un angelo per liberarti o per togliere quelle catene che stanno imprigionando la tua vita. Forse tu ancora non crederai, Dio farà cadere queste catene delle tue mani che ti tengono legato. Forse sembra impossibile, incredibile, forse pensi che sei destinato a morire come Giacomo, ma non è quella la verità. La verità è la realtà che Dio sta facendo nella vita di ciascuno di noi. E anche se tante volte non riusciamo a capire bene, è la realtà del Signore. Dio ha iniziato un'opera in questa chiesa. Dio ha iniziato un'opera nella tua vita. Dio ha illuminato il tuo cuore. Dio ti ha tolto da quella cella. Dio ti ha liberato dalla morte di Erode, dalla condanna. Dio ti ha liberato, Dio ti ha fatto cadere quelle catene. È una realtà. Io credo all'opera del Signore. Ma lasciatemi considerare l'altro punto, il secondo punto che mediteremo, sono coloro che stavano pregando per la liberazione di Pietro. Anche loro non credevano alle loro orecchie. Mentre Pietro non credeva a ciò che vedeva, questa chiesa non credeva a ciò che aveva sentito e ascoltato. Il verso 14 dice: riconosciuta la voce di Pietro, questa serva, che Pietro bussava alla porta, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta. E quelli le dissero, quelli che stavano pregando la chiesa: tu sei pazza! Ma ella insisteva che la cosa stava così. Ed essi dicevano: è il suo angelo! Pietro intanto continuava a bussare. Apritemi, apritemi. Come si può
arrivare a pregare per la liberazione, a pregare per la guarigione, a pregare che Dio possa provvedere e nello stesso tempo poi non credere alla risposta di Dio. Erano lì che stavano continuando per pregare. Il verso 5 dice: Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fermi le preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. E dice poi il verso 12, dice: i fratelli erano riuniti in preghiera e la risposta di Dio arriva e bussa alla porta di questi che stanno pregando per la liberazione. Ma loro non credevano all'incredibile, non credevano a ciò che era per loro impossibile. Ma come pregavano allora? Disse la serva, sicuramente mentre stavano pregando: fratelli, sorelle, non pregate più, perché qui c'è l'apostolo Pietro alla porta che sta bussando, è venuto. No, non ci crediamo, no, è impossibile, è incredibile che tu ci dici queste cose. Lui si trova in prigione, dobbiamo continuare a pregare. No, il Signore ha già risposto, no, il Signore l'ha già liberato, no, il Signore l'ha portato già in mezzo a noi. No, è impossibile. Non è quello che succede alcune volte anche a noi. Non riusciamo a credere all'incredibile, non riusciamo a credere a ciò che per la nostra mente umana è impossibile. Eppure stavano pregando, adesso non credevano alle loro orecchie, non credevano che tutto fosse vero. A volte però siamo resti a credere anche noi in ciò che desideriamo di più. Stiamo pregando per quella cosa? Stiamo pregando per la liberazione dei nostri familiari? No, stiamo pregando per la guarigione? Stiamo pregando che Dio possa provvedere alla nostra vita? Stiamo pregando forse per un lavoro? Stiamo pregando che Dio possa cambiare una situazione? Che Dio possa cambiare non solo anche il nostro cuore? Ma tante volte Dio ci risponde subito, velocemente. E forse proprio perché ci risponde velocemente, tante volte nemmeno noi ci crediamo. Ma come stiamo pregando allora? Ma crediamo veramente in quello che diciamo al Signore? A volte, dopo aver pregato, mentre stiamo pregando per delle liberazioni per i nostri familiari, Dio ci risponde velocemente, ma noi diciamo: tu sei pazzo. No, è impossibile. Gli rispose: tu sei pazza, non è possibile che sia lui, perché è in prigione. No, 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 questo non può essere. Ma ci credi in questa mattina? Di quello che hai detto al Signore? Ma ci credi di quella preghiera che stai facendo? Ma ci credi realmente che uscendo da qui sarà compiuto tutto quello che stai desiderando da tanto tempo? Ci credi veramente? O facciamo come quella storiella che si racconta? Sapete, si racconta una storia, ma la conoscete anche voi, se non erro l'ho detto pure, di quel fratello che aveva una montagna davanti e gli dava fastidio che non c'era tanta luce, una collina davanti a casa sua, e ogni volta che apriva la finestra c'era questa collina. E leggendo il versetto dove dice che se uno ha fede può spostare le montagne, sapete che cosa ha fatto? Oh Signore, la risposta è arrivata. Sì, io ci credo. Allora si è messa a pregare tanto. Signore, spostami questa montagna davanti, spostami questa collina, per favore, Signore. Tu puoi spostare le montagne. Dopo aver finito di pregare, apri la finestra e la montagna era lì. E lui disse: io lo sapevo che la montagna non si spostava. E tante volte è così davanti a noi. Ma ci crediamo veramente che Dio può liberare? Che Dio può togliere tuo figlio da quella situazione? Ci credi? Che Dio può spezzare quelle catene? Che il Signore può arrivare in quella cella e può portare luce al cuore del tuo Pietro? Ci credi in questa mattina che il Signore può aprire la porta davanti a Pietro? Ci credi in questa mattina che il Signore può accompagnare quella situazione direttamente a casa tua? Ci credi in questa mattina?
Sapete, delle volte credere che sia avverato ciò che desideriamo di più è la cosa più difficile, perché si teme sempre che si tratti solo di un'autoconvinzione. E mi spiego, tante volte non crediamo alle nostre orecchie di come Dio può rispondere, a volte risponde così velocemente che pensiamo che non sia vero. Di non continuare a credere su quello che stiamo pregando ci porterà a lasciare fuori la risposta di Dio. Lo sapete? Dio gli aveva risposto. Pietro era alla porta e bussava. Pietro era la risposta alle loro preghiere, e siccome loro non credevano che fosse Pietro, la risposta di Dio era al di fuori di quella casa. Voglio dirvi una cosa, la risposta c'era, era dietro quella porta. Ma voi lo sapete che la risposta tante volte è proprio dietro il nostro cuore? Ma la nostra incredulità ferma la risposta di Dio. E io penso che in questa mattina la risposta del Signore sta bussando al tuo cuore, ma forse sta bussando così tanto velocemente che tu non credi. E come quella chiesa che stava pregando per la risposta ha lasciato Pietro al di fuori della casa, forse anche noi, per la nostra incredulità, pure noi stiamo lasciando fuori le risposte del Signore. Stai aspettando la risposta di Dio? La risposta di Dio è già nel tuo cuore. E mi ha fatto riflettere una cosa. Vedete come tante volte, e la cosa è assurda, Pietro era fuori la porta e continuava a bussare. L'incredulità ferma. Se noi abbiamo letto la scrittura, ci dice che la porta della prigione si era aperta subito davanti a Pietro. Perché quando Dio opera, opera subito. Allora quella porta della prigione si aprì subito, la porta invece del cuore della chiesa era chiusa. E qui c'è una lezione importante, ecco, Dio è pronto, apre subito le porte per liberare, per cambiare, per trasformare. Ma alcune volte sono le nostre porte invece a fermare l'opera di Dio. La prigione non può fermare l'opera di Dio. Il nemico non può fermare l'opera di Dio. Ciò che Dio ha stabilito di aprire, Dio lo può aprire subito. Ma tu e io, che siamo la Chiesa del Signore, siamo quelli che possiamo, a volte lo facciamo, mantenere ferma l'opera del Signore. Quella Chiesa dopo si rallegrò per la presenza e la risposta di Pietro. Ci vogliamo rallegrare in questa mattina. La risposta è al tuo cuore. E lì vicino, credere all'incredibile vuol dire avere fiducia che Dio può fare l'impossibile. E allora questa mattina vogliamo continuare a pregare e a credere, aprire il cuore alla risposta del Signore, e Dio ci farà rallegrare. Guardate, dice qui, e Pietro continuava a bussare. E poi finalmente aperto lo videro e rimasero stupiti, e erano gioiosi a vedere come Dio l'aveva liberato. Fratelli amati nel Signore, se noi abbiamo fiducia nel Signore, possiamo anche noi rallegrarci con Dio per le sue liberazioni, per le sue risposte. Io credo che in questa mattina Dio non solo ha dato la risposta, ma Dio ha già liberato, Dio ha già cambiato, Dio ha già trasformato, Dio ha già lavato il cuore, ma soprattutto anche il Signore ha voluto continuare l'opera che ha iniziato. Sta a noi aprire la porta o lasciarlo fuori. Cosa vuoi fare questa mattina? Abbassiamo il capo. Gloria a Gesù. Gloria al nome del Signore. Chi non crede non può ottenere niente, nulla dal Signore. Oggi noi vogliamo continuare a credere, anche dove sappiamo che è incredibile, cioè è impossibile che ciò avvenga.
noi possiamo realizzare delle liberazioni, la grazia di Dio, la vita, miracoli, provvidenza. Oggi forse qualcuno si trova ad avere delle catene, o qualcun altro in prigione, forse qualcuno ha un figlio, una figlia in prigione, forse qualche altro sta pregando per una risposta importante, forse sta pregando che si possano aprire delle porte, ma Dio sa quale porta deve aprire. Questa mattina ti voglio dire, credi anche dove è incredibile o impossibile, perché noi crediamo che Dio può fare tutto. In un momento il Signore può mandare il suo angelo, in un momento il Signore può fare risplendere lì dove ti trovi, la tua vita, la tua cella. In un momento il Signore può risvegliare ancora e farti alzare da quella situazione. In un momento le catene ti caddero dalle mani. In un momento iniziò a seguirlo. Le porte si aprirono, ma lui pensava che erano delle visioni. Credeva infatti di avere una visione. Ma questa mattina noi crediamo che il Signore è reale in mezzo a noi. Stamattina noi crediamo che Dio può operare, può liberare, puoi aprire anche tu la porta del cuore. È una voce che si sente, è la voce della risposta di Dio. Non lasciare la risposta che bussi fuori, non lasciare fuori tutta la risposta di Dio perché non credi, mentre ogni capo è chino, mentre ogni occhio è chiuso. In questa mattina voglio chiederti, alza la tua mano se tu credi che Dio possa liberarti in un momento. Dio ti benedica, Dio ti benedica, c'è qualche altro ancora, qualche altro. Dio ti benedica, Dio può liberarti, Dio può liberarti, Dio può cambiare la tua vita, Dio può cambiare il tuo futuro, Dio può cambiare, il Signore può liberarti dalle mani di Erode, dalle mani del male, dalla depressione, dall'oppressione, da colui che ti ha condannato a morte. Dio ti vuole liberare, ti vuole cacciare fuori, ma Dio vuole togliere fuori anche tuo figlio, i tuoi parenti, i tuoi genitori. Dio vuole fare un'opera potente nella tua vita, nella tua famiglia. Ci credi questa mattina? O forse hai perso le speranze, forse perché è arrivato il giorno, è passato tanto tempo lì in prigione e non credi più a quelle preghiere che hai fatto. In questa mattina ti voglio dire, continua a pregare, continua a credere. Continua a credere, sorella, fratello, giovane, continua a credere anche a ciò che è impossibile e incredibile agli occhi degli uomini, perché tutto è possibile al Signore. Alleluia, gloria, gloria.